è questa, di ripristinare una tabella che poi vi dirò. Bene, quindi i casi ci sono di corruzione ed è un fattore sistemico, però io mi fermo qui su questa questione, perché quello che mi interessa capire è che cos'è legalità nel commercio di armi. Lo scenario: nel 2006 è stata approvata una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che invita a promuovere un trattato internazionale sul commercio di armamenti che stabilisca appunto degli standard comuni per l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti di armi. 2006. Questo trattato è in discussione in questi giorni all'ONU, non avete visto ancora grandi notizie sui giornali. L'Italia, come anche ricordato Francesco Vignarca, ha chiesto di tirar fuori le piccole armi da questo trattato perché dice, insomma, sono d'accordo su cui facciamo più affari, se ce li volete controllare anche questi, un pochettino triste. Ma perché? Questo mi interessa, questo trattato, perché dice, riconosciamo nel preambolo, diciamo, di questa risoluzione, questo è come stato adesso, del 2006, nel preambolo c'è scritto, riconoscendo che l'assenza di uno standard comune internazionale sull'importazione, esportazione e trasferimento di armi convenzionali è un fattore che contribuisce ai conflitti, alla dispersione, insomma, allo sfollamento di persone, al crimine e al terrorismo, e di fatto minaccia la pace, la riconciliazione, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile. Questa affermazione è molto importante, secondo me. E cioè, il fatto stesso che non esista uno standard comune a livello internazionale è fautore di conflitti. È ciò che sostiene, contribuisce ai conflitti. E quindi la conclusione, il primo fatto è che non abbiamo un trattato ancora internazionale sul commercio e sui trasferimenti di armamenti. Ma facciamo una prima conclusione. Quindi è necessario avere un trattato che sia uno strumento vincolante, quindi discusso, raggiunto in modo non discriminatorio, trasparente e multilaterale, che stabilisca appunto degli standard comuni, o nell'ultima dichiarazione detto i più alti possibili standard comuni, per importazioni, esportazioni, transfer e il commercio di armamenti, trasferimenti di armamenti. I problemi poi saranno da vedere con quali criteri e quali, qui lo butto lì come domanda, quali interessi confliggono, no, e sono in gioco in questa faccenda, per appunto dire sì o dire no a un trattato. Ma il primo punto che mi interessa è questo: non avere una legislazione internazionale sul commercio di armi è già di per sé fattore che contribuisce al crimine. Non è il crimine che si organizza da un'altra parte, è il fatto di non averci una regola che contribuisce al crimine. Questa è una risoluzione dell'ONU che credo molto importante. Allora oggi cos'è legale nel commercio di armi? Perché prima vi ho detto la corruzione, tutti quanti diciamo è illegale. Bene, ma cos'è allora legale nel commercio di armi? Oggi legale nel commercio di armi è di fatto quello che è autorizzato da un singolo Stato, dal governo di un singolo Stato, secondo, se ce l'ha, una propria legislazione. E qui a livello di legislazione gli attori ovviamente sono il Parlamento e i partiti, ma poi c'è un altro livello molto più difficile da guardare, è legale tutto quello che viene autorizzato anche in base ad interessi o alleanze politiche e militari, e qui ci sono le influenze di attori di queste alleanze e di lobby nazionali, ed è legale e autorizzato tutto ciò che risponde a interessi economici nazionali. Quindi abbiamo tre livelli di considerazione che non vanno tenuti separati, vanno sempre tenuti presenti. Il livello della legislazione, ci può essere una buona legge,
Ma attenzione che ci sono poi alleanze militari e politiche a livello internazionale che influiscono nel dire sì o no ad una particolare esportazione di armamenti, all'autorizzazione di questi armamenti, e interessi economici che influiscono nel dire sì o no nell'autorizzare questo tipo di esportazione. Ma a livello internazionale, che cos'è illegale o illecito nel commercio di armi? C'è una sola regola a livello internazionale, che è questa: l'embargo di armi definito o a livello internazionale dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o a livelli più regionali definito dall'OCSE, in modo particolare dall'Unione Europea, poi ce ne sono anche altri, l'Unione Africana, eccetera eccetera. E cioè, di fronte ad una crisi, prendiamo il caso della crisi in Libia del 2011, no? Viene il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, stabilisce un embargo di armi verso la Libia. Ma tutti quanti sappiamo che nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 5 potenze hanno un veto, e vediamo tutti in questi giorni come sia difficile definire un embargo di armi, per esempio appunto sulla Siria, eccetera eccetera. Ma questa è l'unica regola, con un sottopunto, che se uno Stato, poniamo la Russia o il Turkmenistan, esportasse armi alla Libia a fronte di un embargo di armi verso la Libia, qual è la sanzione verso il Turkmenistan? C'è un blame internazionale, viene considerato forse uno Stato canaglia. Ma poi c'è una multa, c'è qualcosa, no? Quindi abbiamo una regola che non ha un modo di essere neanche l'unica regola, embargo di armi, che non ha neanche modo di essere, diciamo, implementata in modo un po' rigido. E che cos'è invece illegale, quello di prima era, cos'è illegale a livello internazionale? Che cos'è invece illegale a livello nazionale? È illegale a livello nazionale tutto ciò che appunto risponde a violazioni di una legge a livello nazionale. E chi può violare questa legge? E cioè, praticamente, chi può esportare armi senza il permesso, perché è l'autorizzazione dello Stato, del governo, la legge, l'unica legge che esiste. Lo può fare un'industria privata o statale, lo possono fare o intervenire in questo affare degli intermediatori, o dei brokers, e possono intervenire anche delle istituzioni finanziarie. Sì, ma il problema è: ma cosa succede se il governo di uno Stato viola la legge di quello stesso Stato? E cioè, per fare un esempio molto concreto, faccio con l'italiano, ma andrebbe bene anche per la Francia o anche la Germania. Se a fronte di una legge, come la legge 185 del 1990, in cui c'è scritto che è vietata l'esportazione di armi verso paesi dove ci sono gravi violazioni dei diritti umani, poi scopri che appunto l'Italia esporta fucili d'assalto verso il Turkmenistan, che secondo una risoluzione delle Nazioni Unite è un paese dove ci sono violazioni di diritti umani, chi è che dà la sanzione a quel governo? Nessuno. Forse c'è qualche interrogazione parlamentare e ci sarà una risposta dove si dice sì, è stata un'esportazione di armi verso un paese che viola i diritti umani, ma non erano armi usabili direttamente nei confronti della popolazione. Ma qui abbiamo un problema grosso, cioè è lo Stato che viola, cioè il governo che viola la stessa legge del proprio Stato. E quindi fa intervenire altri interessi, quelli appunto dicevo strategici, quelli di tipo economico, quello di tipo industriale, quelli di tipo commerciale. E qui questo è uno schemino che ho ragionato in questi giorni, e ringrazio questo forum per avermi aiutato a pensare a questa cosa, che è un tentativo. Allora, definisco la parte bianca
la parte legale. Se possiamo a pensare di un framework concettuale, no? Un'organizzazione concettuale del problema della illegalità e della legalità nel commercio di armi, cosa vediamo? Se noi abbiamo una produzione di armi legale, che vuol dire autorizzata dallo Stato, abbiamo dei trasferimenti autorizzati dallo Stato e dei finanziamenti, dei pagamenti per quell'operazione autorizzati dallo Stato. Siamo nell'area bianca. Benissimo? Ok. Possiamo però avere una produzione che questa qui, che non è che è autorizzata dallo Stato, e quindi è bianca, legale, però un trasferimento, un'esportazione non autorizzata dallo Stato, e quindi diventa illegale, e ovviamente il pagamento non è che te lo vengono a dire, no, non è che possa essere autorizzato, perché il pagamento, se è una transazione illegale, se c'è un'esportazione illegale, i pagamenti vengono fatti in modo illegale. Poi abbiamo un'area nera che è abbastanza rara, però c'è, almeno a livello concettuale c'è, e cioè una produzione che è illegale, un trasferimento, un'esportazione che è illegale, quindi non autorizzata, e quindi dei pagamenti che sono illegali. Però possiamo avere anche una produzione che è legale, dei trasferimenti che sono legali e autorizzati, ma una serie di pagamenti, di mazzette, di tutto quanto, che invece sono illegali. Quello che mi interessa di questo schema, che me ne sono accorto anche io quando l'ho fatto, è questo punto. Che se voi guardate bene, l'area di maggior illegalità, qui l'ho messo in rosso, ma potrebbe essere in nero, l'ho fatto per far capire, l'area di maggior illegalità è l'area finanziaria. È lì che si gioca il nodo delle questioni. Mentre a livello di produzione abbiamo tre possibili cerchi bianchi, mentre a livello di trasferimenti ce ne sono due, a livello di finanza ne abbiamo tre neri praticamente, cioè illegali. Cioè, anche solo a livello concettuale, l'ambito finanziario dei pagamenti, del sostegno, no, della promozione finanziaria di questo trasferimento d'armi, ha anche solo a livello concettuale la maggior possibilità di verificarsi.